Amiche di unghie, benvenute in questo nuovo video refill in acrilico. Vi faccio vedere le 4 settimane di queste unghie. Questo video purtroppo non ce l'ho, insomma, di queste unghie che sto smontando, ma insomma, vabbè, me lo sono perso, non mi ricordo, forse ho cancellato le clip, non mi ricordo. E comunque va bene, abbiamo questo. Dunque, sto andando a rifilare, ovviamente, con la fresa mi do anche già un pochino la nuova forma. Lei le vuole abbastanza strette, per quanto possibile, per quanto compatibile con la lunghezza. Insomma, coffin stretta e corta non va d'accordo, non vanno proprio d'accordo le due cose. Comunque cerco di stringere il più possibile, sempre in accordo alla larghezza della sua unghia naturale, perché mettiamoci anche quello. Va bene. Sto andando a togliere il colore, ad abbassare un pochino il prodotto e qui andiamo a fare su tre unghie il baby boomer e su due unghie un cover glitterato e poi andrò a fare anche dei ghirigori che mi hanno fatto sudare, ma voi vedrete solamente la parte bella, ossia ho cancellato quei disegni forse 4-5 volte e poi li ho rifatti, ma voi vedrete solamente la parte in cui li ho fatti bene, quindi un piccolo trappola, trucco, oddio, non mi viene una parola in italiano. Comunque va bene, ve l'ho svelato a parole quello che ho fatto. Ok, questa è una punta coarse, perché per abbassare acrilico ovviamente la punta coarse è più abrasiva e quindi faccio prima, perché acrilico appunto è un materiale molto molto più duro rispetto all'acrigel e al gel, dove invece quando devo andare ad abbassare utilizzo una media. E vabbè, insomma, queste sono le cose che vi dico sempre se mi seguite già da un po'. Anzi, se sei qui per la prima volta, ti invito ad iscriverti al mio canale. Se pensi che ti piaccia quello che sto facendo, iscriviti al canale così non ti perdi le nuove uscite. Attivate la campanella perché purtroppo YouTube fa un po' come gli pare e neanche con la campanella a volte avvisa. Ho saputo che il modo per essere, cioè quello che bisogna fare per entrare nelle grazie dell'algoritmo, credo, almeno così ho sentito dire, è quello di attivare la campanella e di frequentare quel canale, perché se voi state anche un paio di giorni senza guardare video di un determinato canale, YouTube neanche ve lo propone più nella home, nonostante voi siate iscritti a quel canale. Insomma, è una guerra questa di YouTube, veramente. È veramente una guerra, quindi frequentatemi, vedete i miei video tutti i giorni, così YouTube non vi cancella, ecco, in poche parole, o non mi cancella, che forse ecco, la cosa più giusta è quella. Comunque, dette queste piccole informazioni che io ho sentito dire da altri YouTuber molto molto più grandi di me, ve le riporto anche a voi. Detto questo, sono arrivata alle. È molto velocizzato questo video, lo state vedendo, però ho voluto lasciare, diciamo, tutto il processo abbastanza di tutte e due le mani in alcuni punti, così che possiate vedere quello che succede effettivamente quando faccio un refill, ma insomma, credo che tutte quante facciamo le stesse cose più o meno. Ok, preparo l'unghia naturale con il sanding bands, grana fina, grana 240, giri, velocità di rotazione della fresa non più di 3000 giri in questa fase e poi come al solito vado a pulire dalla polvere e deidrato l'unghia naturale.
Eccomi qua, allora, pulito dalla polvere, ho applicato anche il primer e la base. Vedete che l'unghia è leggermente lucida, quello è lo strato di dispersione della Care and Repair, la base Care and Repair che sto usando abbastanza spesso. Cosa sto facendo? Allora, intingo il pennello dopo averlo bagnato nel monomero, ovviamente, prima nella polvere cover e poi con la stessa polvere con la pallina lo intingo nell'altro barattolino dove ci sono questi glitter, questa polvere glitter, in modo che appunto il cover mi diventa glitterato. È un glitterato molto molto sottile che credo che praticamente non si riesca neanche ad apprezzare molto in camera. Dal vivo si vede molto bene, saprete bene quello di cui parlo, che insomma in telecamera è un po' difficile far, almeno la mia telecamera. Ora io non ho un'attrezzatura super mega professionale e costosissima, quindi vabbè, insomma, questo è quello che è. Faccio così in queste due unghie, nel mignolo e nell'anulare, quindi bagno nel monomero, cover e glitter. Appoggio la pallina che diventa un pochino più secca a causa del glitter, ma nessun problema perché se dovesse essere troppo secca, comunque con il pennello lo vado a ribagnare nel monomero e mi porto il liquido sulla perla e la lavoro. La lavoro, cerco di fare bene il giro cuticole, infatti poi prendo una seconda perla più piccola con la quale mi vado a sistemare meglio il giro cuticole, mi vado ad avvicinare di più appunto alla cuticola e vado a chiudere la cuticola. Questa cosa è molto molto importante, di chiudere, assottigliare, appiattire bene il prodotto nel giro cuticole in modo che si fonda quando polimerizza, si attacca proprio bene bene all'unghia naturale. Se non lo facciamo, è sicuro che viene il sollevamento. Infatti io nella mia mano destra ho un po' di problemi di manualità con la sinistra e nella mia mano destra tendo ad avere un pochino più sollevamenti quando mi faccio il sistema acrilico perché non riesco molto bene a schiacciare il prodotto nel giro cuticole, quindi è proprio è così. Allora, adesso qui sto andando ad incapsulare, a chiudere con il clear e avete visto che lo stesso ho intinto la perla di clear nella polvere glitter. Così è proprio tutto glitterato e non se ne viene fuori, è tutto tutto glitterato, sia il cover che il clear è tutto glitterato e noi siamo felici in questo modo. Qui di nuovo clear, polvere glitter. E vado a sigillare, a incapsulare, diciamo, questo lavoro. Così quando vado a limare non mi porto via il colore. Mi piace molto fare questa cosa, lo faccio praticamente quasi sempre quando faccio delle cose tipo come questa. Se faccio semplicemente un cover, non lo vado ad incapsulare, ma lascio solamente tutta la struttura con cover. Ok, nelle altre tre unghie abbiamo detto che facciamo un baby boomer, quindi con il bianco. Questo è un bianco che io ho un po' modificato. Diciamo che si fa questa cosa di modificare il bianco perché il bianco è pigmentatissimo, è veramente molto molto pigmentato e può diventare anche un pochino difficile da lavorare. Allora, gli si aggiunge, qui ho travasato, diciamo, gli ho aggiunto un po' di clear, così il bianco non è così bianchissimo, bianco gesso, che in un baby boomer lo preferisco un pochino più lattiginoso. Questo è uno. E due, con il clear riesco a lavorarlo molto molto più facilmente. E quindi niente, va bene, faccio questa la punta, quello che facciamo sempre, insomma, faccio la punta con il bianco e poi vado a fare la sfumatura con il rosa. Mi vedete alcune volte prendere una pallina, mi sembra che lo faccio su questa unghia, prendo la seconda volta sistemata questa prima pallina. Prendo una seconda perla un pochino abbastanza umida, molto umida rispetto alle altre, e quella mi serve solamente per intensificare un pochino il colore e non dare troppa. Ecco, vedi qui, l'ho presa proprio molto molto liquida, mi serve per intensificare il colore ma non dare spessore. E qui facciamo la stessa cosa, il pollice. Qui l'ho presa forse
più liquida di quanto avrei dovuto, infatti sono costretta a fare forse 3 perle in tutto per fare il bianco. Comunque va bene, e a tutto c'è rimedio, insomma, basta che portiamo a casa il risultato e poi il modo in cui lo fai, diciamo che può essere più o meno sbrigativo, più o meno facile, ognuno poi trova il proprio metodo, chi lo fa con una perla, chi lo fa con 2 perle, chi lo fa con più perle, insomma non è quello, l'importante è che sappiamo il perché usiamo 2 perle, 1 perla o 3 perle, non così a caso. Ok, adesso è ora del cover, anche con lui faccio un paio di perle, la prima mi serve per creare la sfumatura, la seconda per completare appunto la parte del giro cuticole. Ecco qua, importantissimo sempre, chiudiamo bene la cuticola, è molto molto importante questo, ragazzi, è un passaggio che non si può lasciare, e ve lo dico perché non essendo ancora espertissima e quindi sono ancora molto vicina ai miei inizi, il fatto di non chiudere e sigillare bene la cuticola con il pennello, perché lo si fa in fase di applicazione, chiudere la cuticola, non lo si fa dopo con la fresa. Se lo fai dopo con la fresa il sollevamento viene lo stesso, e questa fase di chiudere bene con il pennello il giro cuticole è veramente importante. Ok, di nuovo, prima pallina, prima perla per creare la sfumatura, e poi con la seconda. La prima la faccio molto molto piccola, non so se fate caso, perché quella mi serve proprio per crearmi la sfumatura, e invece la seconda la faccio un pochino più grande. E questo è il metodo con cui mi sto trovando meglio per fare la sfumatura, per fare questo baby boomer, oppure anche un baby color quando lo faccio con un colore, quindi creiamo la sfumatura tra il rosa e la punta colorata di un altro colore. Vi lascio qui in alto a destra la diretta che ho fatto, dove appunto facevo questo baby color con un colore fucsia violetto abbastanza acceso, e diciamo che il metodo è lo stesso. Chiaramente quando sfumiamo il bianco e il rosa la sfumatura è quasi impercettibile, quando sfumiamo invece un colore acceso, forte, potente con il rosa, chiaramente si può intravedere un pochino di più questo stacco. Però insomma il risultato è sempre molto 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 carino. L'ho fatto sia in acrigel che in acrilico. Vi lascio qui in alto a destra tutti i link diretti ai video di cui vi sto parlando. Una volta fatto questo, anche le 3 unghie in baby boomer vanno incapsulate, e qui però con una perla molto piccola e abbastanza umida mi vado a rifinire meglio il giro cuticole, perché se vedo delle trasparenze preferisco coprirle queste trasparenze. Di nuovo pulisco bene e schiaccio il prodotto e poi vado a sigillare, appunto a sigillare, ad incapsulare tutto il lavoro con il clear. Questa cosa la faccio assolutamente sì, non penso proprio di non farla per risparmiarmi un passaggio, perché questo è quello che mi protegge la sfumatura che ho creato, perché se io qui vado a limare sopra ovviamente la sfumatura mi si perde, la prima cosa che limo è il rosa con il quale ho fatto la sfumatura, quindi sì o sì per me assolutamente incapsulato il baby boomer, non ci sono altre vie d'uscita per me, ragazze, per me è così. E va bene, fatto anche il pollice, vedete molto velocemente con una perla di clear non troppo dura, non troppo asciutta, anche leggermente umida, leggermente morbida, così riesco appunto velocemente ad andare sopra e non mi crea tantissimo spessore, perché anche quello è da tenere in considerazione. Va bene, limatura, prima di andare con la fresa mi aggiusto un pochino già la forma laterali, e qui in particolare mi sono dimenticata di fare il passaggio di pulizia dell'unghia, ho dimenticato di farlo prima proprio perché diciamo che avevo l'abitudine di farlo dopo,
e quindi mi devo ricordare di farlo prima, ma lo preferisco comunque farlo prima. Veramente ultimamente lo sto facendo e preferisco assolutamente farlo prima piuttosto che dopo. Comunque vabbè, alla fine l'ho fatto dopo, non lo vedrete nel video, ma l'ho fatto per forza. Poi conoscete, questa è la mia amica e assolutamente con lei lo devo fare proprio, già lo faccio con tutti, ma con lei proprio è impossibile dimenticarsi di farlo perché tende alle unghie che tendono a crescere verso il basso e quindi devo tirare su da sotto, assolutamente con lei proprio è un passaggio che non posso omettere. E quindi ecco, con la fresa, questa è la mia grana extra fine, vado appunto a togliere eccesso di prodotto e assolutamente con il clear sopra vedete che la mia sfumatura del baby boomer assolutamente non si muove, cioè sta tutta lì e io sono tranquilla. È certo che se spingo, spingo, freso, freso, tolgo, tolgo, alla fine mi mangio tutto il clear e vado a togliere anche la sfumatura, questo mi pare ovvio, quindi cerco di fare attenzione ed anche per quello cerco di non mettere lo strato di clear troppo troppo grosso, perché se no devo andare a limare, lima, lima, lima e alla fine rischio che mi mangio via anche la sfumatura. Va bene, fatto questo lo farò anche con il pollice e poi andrò a pulire la superficie, tutta la superficie con il sanding bands, lo stesso sanding bands che ho utilizzato per preparare l'unghia naturale, perché acrilico va lasciato abbastanza ruvido, la superficie uniforme sì, ma ruvida, non liscia liscia che diventa lucida, perché lì è il momento che poi quello che andiamo a mettere sopra si solleva. Acrilico va lasciato leggermente rugoso, ruvido, come dire, uniforme, non con i bozzi, mi raccomando, non intendo quello. I bozzi vanno tolti, gli avvallamenti, eccetera, eccetera, però va lasciata la superficie ruvida. Quindi non passare un buffer, per esempio, con grana molto molto sottile, perché quello lo andrebbe ad allisciare e poi il prodotto sopra, che sia sigillante, che sia gel color semipermanente, rischia di non avere adesione e quindi nel tempo si solleva. Io fino adesso non ho avuto nessun tipo di problema, né con i colori né con il sigillante, perché lo lascio ruvido, bisogna lasciarlo ruvido. Quindi vedete, con il sanding bands vado ad uniformare tutta la superficie, però mi rimane ruvido. Ok, detto questo vado a pulire, pulire con il cleaner, spazzolina, eccetera eccetera, e poi andiamo a fare questi benedettissimi ghirigori, che poi non sono neanche dei grandi ghirigori, ma sono delle linee, cioè quelle ragazze che sanno fare i ghirigori vedendo questo si staranno mettendo le mani nei capelli e diranno ma di che ghirigori parla questa? Va bene, avete ragione, avete ragione. Allora, questo è il liner 11 di In Stile, mi trovo benissimo con questi pennelli, lo sapete, mi vedete usarli molto 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 spesso. Nel piattino ho messo un paint di Michelle, quelli nel tubetto, e l'ho allungato con una punta di sigillante, con un tocco di top coat, il sigillante, quello che si chiama top coat, l'ho allungato con quello in modo che mi diventa un pochino più fluido e più facile mi scorre di più, ecco, scorre di più sull'unghia. Faccio con tantissima fatica questo, non lo so come si chiama, non lo so cos'è, queste righe, non lo so, e poi la mando in lampada, perché poi andiamo a mettere dei Swarovski su queste, anzi no, i Swarovski li metto su tutte le unghie questa volta, però ho fatto tutte e quattro le unghie così, ma ne vedrete solamente due. Ogni volta mando come ne ho finita una, mando in lampada, faccio l'altra, avanti e indietro, avanti e indietro, e poi andiamo a mettere appunto questi Swarovski.
Eccomi qua con il gel colla e con la mia scatolona sotto, vedete, piena di Swarovski. Amo, adoro, adoro. E vado appunto a fare questa cosa. Quindi metto il gel colla, poi vado a prendere uno o due, ora non ricordo neanche più. Quelli bianchi sono gli Opal. Opal sono bellissimi, veramente sono spettacolari. E vado a fare così un piccolo disegnino con questi Swarovski. Andremo a metterli anche nelle due unghie cover, ma ho tagliato il pezzo, comunque lo vedrete alla fine quando vi faccio vedere l'immagine finale delle unghie. Gel colla, e in questo caso ho sigillato prima e poi li sto applicando sopra. Il gel colla, quando polimerizza, non lascia dispersione e rimane assolutamente lucido. Certo che se ne mettiamo troppo rimane il bozzetto, il cicciottino, quindi quando lo metto sopra al sigillante devo stare attenta a non fare troppo bozzetto. Ecco qua, questo è il risultato finale. Spero che vi sia piaciuto questo video. A noi questo risultato è piaciuto tantissimo. Ti chiedo un bel like come sempre se ti è piaciuto, in alto a sinistra i miei social, iscriviti al canale se sei qui di nuovo, ti invito a farlo, un bacio grande grande e ciao!